stessa e gli altri relatori che secondo me ci hanno, per le loro competenze sicuramente ci hanno messo di fronte a delle grosse difficoltà per quanto riguarda tutte e tre le persone che sono intervenute prima. Ma una cosa che io vorrei dire, sono d'accordo con la delibera del comune che vuole fare l'asse centrale, ma mi sono fatto una domanda. La legge primaria prevede che le attività commerciali hanno un contributo di fino a 80.000 euro. Nell'asse centrale ci sono 112 attività commerciali, ma hanno chiesto i nostri amministratori se i proprietari sono disposti a tirar fuori forse 3, 4, 5 milioni? Allora, io direi, benissimo, si programma l'asse centrale, ma siccome io ho un negozio, personalmente faccio un esempio, nell'asse centrale, e lo Stato mi dà fino a 80.000 euro e ci devo rimettere 100.000 euro, ma ce le metto o no? Se no, dove andiamo a progettare? Non è così. Ah, no. Quella è la parte privata. Le parti comuni vengono pagate per intero. Siccome questo è frutto di quello che diceva prima Johnny, della divisione scellerata tra parti private e parti comuni, in realtà per la parte privata sono previste, equiparate alle seconde abitazioni di chi non ha preso contributo e quindi danno questi famigerati 80.000 euro all'80%, fino a 80.000 euro. Ma in realtà è un aggregato in muratura, in centro storico, sono la maggior parte. Le parti comuni si mangiano praticamente tutto, perché quando io devo fare un intervento su questa parete, la parte privata tua scompare, quindi probabilmente gli 80.000 euro sono più che sufficienti, non ci devi rimettere 1 milione di euro sopra, ci devi rimettere sopra 10-20.000 euro, ok? Seconda domanda, le attività che sono inserite nelle case diciamo di storiche vincolate, sono finanziabili o no? Questo è il problema, perché sono finanziabili? Sì, sono finanziabili. Ci sta la maggiorazione? Sì, no.